No, no, rifacciamo. Volta a scuola mi chiesero cosa avrei voluto essere da grande. Io scrissi essere felice. I professori mi dissero che non avevo capito il compito. Io dissi loro che non avevano capito la vita. John Lennon. È proprio così. 20 anni fa, quando scelsi di fare la professione che tutt'oggi svolgo, la fisioterapista, l'ho scelta guidata dalla passione. Penso che la passione sia il motore che possa renderci felici. Essere fisioterapisti vuol dire essere creativi, curiosi, e avere quella giusta dose di coraggio che a volte ti permette di prendere decisioni importanti dal punto di vista terapeutico insieme a un'equipe di lavoro, il medico, l'infermiere e tutto il personale di supporto. Questa è un'opportunità di crescita professionale ed umana. Alla base della professione del fisioterapista ci sta la relazione di aiuto. È una relazione che non nascondo, che ci siano anche dei momenti difficili, come il momento storico in cui stiamo vivendo, ma il senso di gratitudine manifestato dal paziente, un semplice grazie che viene dal profondo del cuore, riesce a cancellare ogni sacrificio. In modo specifico, il fisioterapista cosa fa? Utilizza il proprio corpo per mettersi in relazione col paziente ed aiutarlo a raggiungere un grado di consapevolezza tale della sua disabilità e riportarlo il prima possibile a un maggior grado di autonomia, reinserimento in famiglia e in società. Di sapersi svegliare la mattina col giusto entusiasmo e dire vado al lavoro perché so che il mio intervento è prezioso e fa la differenza sul recupero della disabilità del paziente.